Ciao carissimi, in molti siete rimasti entusiasti del fornetto della Cecotec e devo dire che noi lo stiamo usando molto per tante ricette e ci stiamo trovando veramente molto bene. Quindi oggi facciamo un video in comparazione con altri forni che abbiamo. Abbiamo cotto per esempio due bistecche in maniera velocissima e perfetta, sono rimaste morbide dentro, cotte fuori, come piacciono a noi. Nel vassoio del forno è entrato un pollo di quasi 2 kg di peso, quindi insomma una bella bella capienza. Adesso vado a mettere al forno. Allora, imposto la temperatura a 190 gradi sopra sotto e metto il timer, metto 60 minuti, sì, 60 minuti, sì. Pensavo a 60 ore, vabbè. Guardate che meraviglia, che meraviglia. E vediamo fra 60 minuti. Come va? Pollo si è cotto alla perfezione, guardate le immagini parlano da sole, veramente veramente buonissimo in poco tempo. Ora andiamo a vedere due ricette, gli involtini di melanzane e le girelle di salmone buonissime, fatele perché è veramente eccezionale, cotte con i due forni in modo tale da vedere la comparazione nella cottura. Contiamo che il forno vecchio costa esattamente il doppio di questo della Cecotec. Ho messo un po' di olio extravergine d'oliva sulla griglia. Vado a spennellare, metto intanto a scaldare e taglio la mia melanzana. Ecco qua, vado a mettere a scaldare e taglio la melanzana. Taglio la melanzana che ho precedentemente lavato, la taglio a fettine. Vado a privare la parte superiore e la parte inferiore e tutta la parte questa della buccia la lascio. Ok, la taglio a fettine abbastanza sottili, vedete? In modo tale che poi mi si arrotola bene quando sono cotte insieme al pancarré. Finisco di tagliare tutte le fette e vado a grigliare. Dopo un paio di minuti giriamo le nostre melanzanucce. E le facciamo ben grigliare da entrambe le parti. Ecco. Quando sono grigliate, mettiamo su un piatto, le facciamo freddare un pochino e andiamo a fare i nostri involtini. Per i nostri involtini di melanzane abbiamo bisogno di pane, quello pancarré per fare i tramezzini e poi melanzane. Io ho preso del pomodoro, il sugo che avevo delle polpette. Altrimenti potete fare passata di pomodoro, un po' di origano, sale e un goccio d'olio. Poi ho preso la ricotta, ma potete tranquillamente fare per esempio con le sottilette piuttosto che con un altro formaggio tipo galbanino. Poi uova sbattute e pangrattato. Allora andiamo a schiacciare con il mattarello un pochino il mio pane in cassetta. Potete prendere pure quello tipo americano e toglierci i bordi, oppure prendere quello che è direttamente senza bordi. Allora, lo facciamo sottile sottile, poi andiamo a mettere all'interno un pochino di passata, una fetta di melanzana, un pochino di ricotta. Fatto questo, andiamo ad arrotolare il nostro involtino. Nostro cannoncino, vedete, non mettetene troppo perché sennò esce troppo fuori. Questo lo spalmiamo un po'. Fatto questo, guardate che meraviglia, vado a prendere l'uovo, lo passo nell'uovo ben benino e poi vado a metterlo nel mio pangrattato. E il mio involtino di melanzane è bello che è pronto. Poi lo metto su una teglia e lo vado a mettere in forno. Allora, noi faremo la prova con i due forni. Se voi lo volete fare nel forno tradizionale, 180 gradi, forno già caldo, fino a che non si saranno dorati in superficie. Di norma ci vogliono circa 15 minuti, però insomma varia un pochino da forno a forno, ecco. Per le nostre girelle prendiamo un rotolo di pasta sfoglia, se ce l'avete rettangolare meglio. Io qui all'alimentare ho trovato solo questa tonda e me la faccio andare bene. Metto del formaggio spalmabile di marca nota,
o meno nota, e lo distribuisco su tutta la superficie della mia pasta sfoglia. Sono circa 170 grammi. Fatta codesta cosa, che abbiamo distribuito ben benino, vado a mettere le fettine di salmone, diciamo che sono personalizzabili, ok, distribuiamo bene le fettine di salmone, andiamo ad arrotolare, e una volta arrotolato andiamo a mettere in congelatore per una ventina di minuti. Questo ci faciliterà nel tagliare le nostre girelle. Ecco qua. E lo vado a mettere in congelatore. Passati 20 minuti, eccolo qua. La farcitura va da sé, che potete farla come più vi piace. Questa è un'idea. Ecco qua il ripieno, guardate che bello. E le tagliamo larghe un dito, un centimetro circa. Ecco qua. Passarle in congelatore ci serve per aiutarci a tagliarle. Ecco qua le rondelle di pasta sfoglia pronte. Adesso andiamo a metterla nei due forni e vediamo la cottura. Se la fate nel forno tradizionale a 180 gradi, forno già caldo, per 25 minuti circa, fino a che non saranno dorate. Solo qui c'hai sotto e sopra o solo sopra? Io metterei sotto e sopra. E sopra la temperatura 190? Facciamo 190. Vai lì. E mettiamo. Questa è uguale più o meno. Dovrebbe essere una leccarda questa, perché vedi, sì, è fatta in maniera che il grasso se ne va qua. Ah, qui si rimane asciutto. Invece per i biscotti non va bene, perché è gobba. È gobba. Oreste. Eh no, leggermente più grande Oreste, però, eh? Sì. Eh sì. Ma ci avanza un po' di spazio. Sì, tre dita. Questo è rumoroso assai rispetto a quell'altro, eh? Questo non si sente proprio. No, no, non si sente. Sì, è vero. Sta facendo anche sotto. Va bene anche per più persone. Eh sì. Noi ci abbiamo fatto 2 chili di pollo qua dentro. Eh sì. Sì. Così piccolo. No, 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 anche perché c'ha pure sotto. Vedi. Guarda. Io caldo. Questo non. Non è caldo. È più carino, sì, come design. Più carino, effettivamente. Ed è caldissimo, eh. Abbiamo messo a 200. Sempre 20 minuti, vediamo, a parità. Passati 23 minuti, la cottura nel forno cieco è finita ed è veramente perfetta, sia degli involtini che delle girelle. Allora, dopo 10 minuti la cottura non è tanto uniforme in questo, vedete? Ah, questi si stanno un po' sbruciacchiando, mentre di qua non è proprio cotto, cioè questo era quello che stava dall'altra parte, e le girelle non sono cotte, mentre con quell'altro la cottura è stata proprio uniforme, nonostante questo sia ventilato. Mancano ancora qualche minuto di là, io ho aggiunto 2 minuti, anzi 3, di qua vediamo. Ma il tempo l'avevi aumentato? No, praticamente. Ah, sì, altri 2 minuti. Ah, ok. Quindi è allo stesso tempo praticamente, perché io pure lì ho aumentato 3 minuti. Ah, ok. Vabbè, però la cottura della viene più uniforme. Mm. Questa è la cottura più uniforme con il primo forno. Con il primo forno, sì. Il forno tuo. Ah, questo qui invece non si è cotto bene il fondo. Ah. Quantunque la carta sia bruciata, cotta praticamente, però sotto non è ben cotto. Invece questi erano ben cotti. E questo è il fornetto, quello cieco, tec.
Questo è il nostro vecchio fornetto che fa un po' sorridere, ma noi ci abbiamo cotto sempre di tutto e per esempio anche le lasagne. Non ha una cottura uniforme, se metti il grill sopra e sotto brucia sopra, anche per riscaldare il cornetto, insomma un po' bisogna gestirlo un pochino. Le bistecche ci vengono per esempio molto secche. Le dimensioni ve le metto qui sopra dei tre forni. Rispetto ad Oreste, il forno della Cecotec, pur non essendo ventilato, ha cotto in maniera uniforme, mentre come avete visto Oreste non ha cotto nella parte inferiore, abbiamo dovuto girare la teglia, cosa che non abbiamo fatto con quello della Cecotec. Inoltre il vetro, avendoci il doppio vetro, non scotta quando ti vai ad avvicinare, mentre quello di Oreste sì. In più Oreste è molto molto più rosmoroso, è ventilato, ma nonostante sia ventilato la cottura non è uniforme. In più il costo è il doppio e ha un design decisamente meno carino. Come dico sempre, non dobbiamo vendere niente a nessuno, però il forno della Cecotec, con un prezzo leggermente maggiore rispetto al nostro vecchio piccolino e la metà rispetto a quello grande, ci dà delle prestazioni ottime. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, è bellissimo anche a vedersi e ci abbiamo cotto veramente di tutto. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, un commento se vi fa piacere, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi video, attivate la campanella mi raccomando, ci trovate anche su Instagram sempre con il nome A Casa di Apicio, vi lascio il link del fornetto della Cecotec nell'info box con il codice sconto che potete utilizzare inserendolo nel carrello. Ciao!